luogo riporto i saluti del magnifico lettore, il professor Luigi Prati, che come sapete ha dato un notevole impulso proprio a questi settori dell'avvocazione, non a caso ha istituito o ha aggiunto alle relazioni internazionali il termine cooperazione. Noi come Sapienza siamo riusciti anche ad essere i referenti in questa fase per tutte le università dell'Italia centrale per il coordinamento e il riferimento con la Direzione Generale per la Cooperazione. Possono sembrare piccoli fatti, ma in realtà hanno un significato profondo, perché diciamo, stiamo portando le istituzioni universitarie su un terreno che era molto praticato, io credo, da tanti nostri colleghi docenti che con grande impegno lavoravano nel settore della cooperazione, ma fino ad oggi tutto ciò apparteneva in qualche modo a una lodevole, pregevole attività, come dire, di volontà degli individui. Oggi si sta cercando di mettere insieme tutti i vari settori della cooperazione e farne una sorta di blocco unico. Questa iniziativa, per la quale siamo noi, diciamo, siamo noi Sapienza, che ringraziamo non solo il sindaco, il comune di Roma, l'assessorato, ma anche il dottor Sebastiano Giovenni Cotiavo, che è il coordinatore dei consiglieri presso il Consiglio Comunale, e si deve al grande impegno, come sapete, ma qui parlo a persone che conoscono, dal professor Paonello, al professor Carchi Novati, che è uno studioso di quella che una volta si chiamava storia delle istituzioni dei paesi asiatici, poi si è chiamata storia dell'Africa, insomma una lunga tradizione che in fondo in Italia è sempre esistita, sia a livello di studi sia a livello di collaborazioni, e che oggi però trova una sua organizzazione anche istituzionale nelle università. Dico università plurale perché dall'indagine che è stata promossa dal Ministero dividendo l'Italia in tre grandi settori, Italia del Nord, Italia Centrale e Italia del Sud, sono venute fuori in realtà veramente molto interessanti. Noi speriamo a breve, diciamo intorno a gennaio, dopo le vacanze di Natale, di presentare questi risultati proprio nel nostro Ateneo, come in altri Atenei, perché se l'università ha tanti difetti è anche giusto che si conoscano però i pregi, un'attività che viene fatta non per motivi né economici né di gloria, ma perché profondamente convinti che la collaborazione tra realtà diverse diventa un elemento positivo. Si parla qui di multiculturalità. Mi chiedo scusa se in allungo non faccio, come dire, il classico saluto retorico, ma siccome crediamo molto nelle iniziative che si fanno all'interno della Sapienza e in questi settori, quindi è anche giusto che si sappia la linea politica, tra virgolette, che è stata data proprio per fare in modo che queste attività non rimangano appunto solo episodi di buona volontà, ma siano partecipati anche a livello collettivo, docenti, studenti, personale amministrativo. È una strada un po' in salita ovviamente, perché noi sappiamo, colleghi Pavanelli, anche i colleghi che sono qui presenti, che coinvolgere gli altri in un ateneo così grande, da anche una dispersione sul territorio spesso è difficile, ma si tratta anche di iniziare, di inaugurare un metodo di lavoro. Ecco, io credo che questa giornata, che poi si fa in collaborazione con il Comune di Roma, con alcune organizzazioni non governative, rappresenti veramente l'inizio di un metodo di lavoro che poi potrà essere ripetuto anche in futuro, con l'appoggio nelle limitate risorse che ormai le università hanno, quindi anche la Sapienza, ma con l'appoggio dell'università che, ripeto, ritiene prioritari queste attività. Quindi questo è il quadro generale. Poi alcuni di loro qui sanno che nella nostra università c'erano tre corsi di cooperazione, tre corsi interfacoltà di cooperazione, con un'operazione non facile siamo riusciti, grazie alla buona volontà di tutti, ad accorparli in un'unica area didattica,
chi è esperto di università, ma anche in regione, è bene che lo sappiano, queste operazioni di fusione sono sempre molto difficili, perché ovviamente c'è anche il problema dell'appartenenza di facoltà, della quasi anche, oserei dire, difesa dei propri settori di studio. Beh, noi abbiamo fatto un passo in avanti accorpandoci in un'area didattica unica con la speranza, ma credo la ragionevole certezza, che entro un anno questo diventerà un unico corso di cooperazione della sapienza. L'unione di queste forze diverse che vanno dalla facoltà di lettere, a scienze politiche, a scienze della comunicazione, a economia, a medicina, quindi un interesse che è trasversale attraverso le facoltà, dovrebbe portarci ad avere, come in parte abbiamo già, dei risultati eccellenti. Per quello che è la mia conoscenza, diversi nostri laureati già sono fortemente impegnati in organizzazioni internazionali, in organizzazioni non governative. E capite bene che è questo un settore che non si fa solo per avere questo tipo di giovani, uno stipendio. È un settore di lavoro dove occorre anche una vocazione e direi anche una spinta che va ben oltre quelli che sono poi diciamo, i risultati di carattere economico, una sorta di vocazione. Questi sono, come dire, i dati positivi, non so, bicchiere mezzo pieno. Poi certo non ci nascondiamo che c'è l'altra parte, il bicchiere mezzo vuoto, cioè tutto il percorso è difficile da fare perché tutto questo poi diventi un sistema che la sapienza sta cercando di darsi. Ovviamente su questo piano le collaborazioni sono importantissime, quelle con il Comune di Roma, come molti sanno, vanno anche oltre gli aspetti culturali, c'è ormai un rapporto positivo per quello che riguarda anche i problemi della collocazione sul territorio, il problema delle residenze degli studenti, quindi tanti problemi che non entrano specificamente in questo nostro colloquio di oggi, ma che in qualche modo ne costituiscono la base. Se noi riusciremo ad avere delle residenze diciamo possibili, quindi a costi accessibili, se riusciremo a fornire una serie di servizi, è chiaro che l'opera dei nostri colleghi, che come in questo caso hanno organizzato una giornata di questo genere, sarà estremamente facilitata e quindi avremo la possibilità di raggiungere sempre maggiori utenti. Quindi io vi ringrazio a nome del Rettore e anche a nome personale, a titolo personale, volendo appunto proprio non essere retorico, cioè qui non è una questione che noi stiamo costruendo solo per l'immagine, ma in realtà c'è un forte contenuto, come poi si vede anche dagli interventi che ci saranno, potendo usufruire in questo ateneo, questo ci tengo a dirlo, di competenze specifiche che diciamo, a titolo di merito possiamo vantare senza per questo sminuire le altre realtà, ma credo che nella nostra università ci siano tutte le possibilità, quindi per qualità di docenti, per impegno degli stessi, ma anche per rispondenza che gli studenti ci danno, ci hanno dato in questi anni, ci siano tutte le possibilità perché questo percorso possa non solo sviluppare ma diventare un rapporto organico e soprattutto combattere, più chiudo veramente, se no poi per noi combattere veramente i pregiudizi. Io credo che lo sforzo maggiore che oggi le istituzioni pubbliche, politiche o le istituzioni culturali come le università, il compito maggiore che hanno è quello di combattere i pregiudizi e i luoghi comuni che sono delle semplificazioni assolutamente negative che non rispondono a quello che è poi la realtà. Quindi ben vengano questi incontri, ben venga tutto quello che riusciremo a fare proprio per, con l'obiettivo quindi non solo della collaborazione, non solo della cooperazione, ma anche per quello che sarà possibile fare per ribaltare quelli che sono i pregiudizi e i concetti assolutamente negativi e che non portano a nessuna parte. Quindi io ringrazio chi ha organizzato questo giornale, il professor Pavanello in primo luogo, ma ripeto anche tutti i colleghi della Sapienza che si sono impegnati in questa iniziativa.